una colossale bufala che sta consentendo al socio di un noto editore di Napoli e di Roma di intervenire e darci lezioni sui giornali. Perché? Innanzitutto Napoli non è Roma, perché l'edilizia residenziale pubblica di Napoli sono le case popolari e non i beni ministeriali. Questi beni non esistono nell'ambito del patrimonio cosiddetto disponibile. Nell'anno 2000, quindi 16 anni fa, con questa delibera, la Giunta disse: poiché vi è l'emergenza abitativa, in taluni casi, anche nelle case del patrimonio storico, si possono praticamente attivare i canoni della edilizia residenziale pubblica. Quanti sono i casi? Probabilmente 30 casi di povere persone che vivono in una situazione nelle quali il canone può essere considerato uguale a quello dell'ERP. Quali sono i casi oggetto di una riflessione o di un'apparente anomalia? 6. Di quante case si compone il patrimonio del Comune di Napoli? 25.000. Quali lezioni stiamo ricevendo e da chi? Lezioni di riscossione. La Corte dei Conti nel 2014 ha detto cose incredibili dell'andamento della riscossione della gestione del patrimonio durante la gestione privata. Ci portano in dote finte riscossioni, dico finte perché erano drogate dai contenziosi elevati verso i cittadini, con 10.000 parcelle sequestrate dalla Guardia di Finanza che hanno avuto un costo di 20 milioni di euro. In due parole, oggi il patrimonio finanzia il Comune. Oggi il patrimonio costa 11,6 milioni all'anno, nell'anno 2010 questo comune ha liquidato 50 milioni di euro a Romeo. Nessun caso di locazione agevolata è stato creato negli ultimi anni. Questi casi si riferiscono a quelle fattispecie di cosiddetta emergenza giustificate da una delibera di 16 anni fa. Nei prossimi giorni vi sarà una delibera sulle morosità che sono state sempre richieste agli inquilini. Si dice che noi non avremmo richiesto tempestivamente i crediti. In verità sono stati chiesti, iscritti a ruolo e forse chiesti anche in modo difforme ed ultronio rispetto a quella che è la situazione reale. Per fare questo c'è una delibera che riconosce la possibilità del rateizzo, che riconosce a 3.300 individui che hanno vissuto nei prefabbricati pesanti la legge del 1999 con la quale essi dovevano pagare il 50%, considerate che invece venivano bollettati al 100% come se questa norma non esistesse. Riconosce a quei cittadini che hanno atteso, pur avendone diritto, una voltura per anni, di essere inquadrati nella loro fascia di reddito. Consente quindi ad una popolazione di evitare un contenzioso oneroso che ha arricchito gli avvocati, 100 democraticamente distribuiti tra figli di magistrati, nipoti di prefetto, segretari di partiti politici. In questo c'è stata democrazia verso i poteri forti della società, ed invece onorare i debiti verso il Comune di Napoli. Ci sono i bandi. Situazione incredibile, noi facciamo i bandi dei locali commerciali, non scegliamo tra Tizio e Caio, ma mettiamo a bando il bene al quale si può partecipare con una richiesta ovviamente qualificata. Stiamo cercando di dare una risposta chiara all'emergenza abitativa rispettando la norma, ovvero la possibilità che un'assegnazione su 4 sia fatto da una graduatoria generale, non quelle graduatorie e bandi che poi hanno determinato queste eventuali storture. Ma dico eventuali perché poi teorizzare che i beni del comune si possano locare al valore di mercato è tecnicamente una follia, perché significa innanzitutto che il comune ha le doti del padrone di casa, quindi ha la capacità di aver fatto gli investimenti. Mi sembra che il gestore in 50 anni non li abbia fatti nel patrimonio storico, gli ultimi 20 il gestore e il comune più in generale prima. Ma significa che mentre il governo pensa che esiste il canone concordato, le agevolazioni, l'IMU della seconda casa e tutta una folla di provvedimenti, arriviamo noi e diciamo no, è il
canone di mercato. Quindi primo elemento. Secondo elemento, è chiaro che bisogna dare una risposta ai poveri della città e non pensare che un quartiere da bene possa servire soltanto magari alle ville di qualche imprenditore che ha anche, voglio dire, noti liti e noti contenziosi per le spiagge sequestrate. Esistono anche i poveri, in via Posillipo troverete 8 figli di cui 2 disabili, questa è la realtà che noi vogliamo cambiare, ma non ratificarla alla logica di mercato. Possiamo anche dire che è una truffa il ragionamento che è stato portato sulle pagine dei giornali. È una grave e lesiva truffa della dignità e dell'immagine dell'amministrazione comunale e di ciò che è stato in questi anni disciplinato. Sentir dire che non sono stati elevati i crediti è tecnicamente un falso. Sentir dire che sono stati riscossi negli anni il 90% dei crediti è palesemente un falso, perché in quegli anni si rendicontava il 53% e, ripeto, per arrivare a 90 si elevavano dei contenziosi, quindi quei crediti sono solo crediti in contenzioso e non crediti non riscossi, con la differenza che per fare ciò si incaricavano 100 avvocati. Siamo in presenza di una manipolazione, ma d'altro canto, se vi è una sola testata giornalistica che conduce questo attacco, se le notizie sono le stesse nel settembre 2014, se gli atti deliberativi risalgono al 2000, certo, possiamo prendere atto che viviamo in un paese in cui c'è un vizio di informazione, ma d'altro canto, se così non fosse, non staremmo, credo, al 60° posto della classifica mondiale. Ci fosse una classifica napoletana, probabilmente retrocederemo a livelli libici o egiziani, ma noi ci difendiamo e andiamo avanti. In molti hanno scritto rispetto alla camorra che assegnava le case a Ponticelli, la leggenda di Ciro Sarno che assegnava le case. Tocca a noi dire a queste persone che non avranno la casa nuova, perché esiste la norma che prevede che i 416 bis non avranno la casa nuova. Noi lo stiamo facendo, stiamo dando le case agli assegnatari, a coloro che sono sia assegnatari sia regolarizzabili. Allo stesso tempo abbiamo velocizzato con tutte le nostre forze la consegna delle case delle vele, allo stesso tempo siamo tornati in soccorso di quei cittadini che attendevano che la regione Campania si ricordasse il contributo all'affitto, addirittura anticipandolo noi. Questa, insomma, è la linea di indirizzo che stiamo dando, ma vorrei appena appena ricordare che in questi anni abbiamo disdettato 4 milioni di euro di pagamenti degli alberghi, ospitalità fittizie e truffaldine, abbiamo recuperato 2 milioni e mezzo dai fitti passivi, uffici del comune in locali di proprietà privata, mentre negli stessi locali, negli stessi palazzi c'erano locali pubblici abbandonati, abbiamo disdettato le case degli enti lasciate in locazione senza che si sapesse chi li abitasse, abbiamo disdettato le vigilanze private per vigilare manufatti incendiati, 500.000 euro, ancora abbiamo scoperto che stavamo nella fascia di salvaguardia Enel e pagavamo il 33% in più di energia elettrica, un altro milione di euro, ancora abbiamo scoperto che era mal calcolato l'IMU fuori comune, com'è possibile? C'erano grandi gestori eppure pagavamo 400.000 euro in più, ancora abbiamo scoperto che pagavamo di più gli enti di bacino, ancora abbiamo scoperto che vi era una sistematica logica della svendita nel piano di dismissione, perché si vendeva l'albergo in via Foria alla metà del valore di mercato, perché il terzo incanto prevedeva la media tra il valore inventariale e il valore di mercato, chi doveva provvedere ad aggiornare il valore inventariale? Il gestore, qual era il valore inventariale? Zero. Ancora abbiamo ricevuto 478 caparre da cittadini che non erano abilitati ad acquistare la casa, probabilmente, o sì, in ogni caso le hanno lasciate in un cartone, e questa è la risposta che hanno dato ai 478 inquilini. Ancora abbiamo appreso che il patrimonio del Comune di Napoli non aveva una sua inventarizzazione, si inventarizzava solo ciò che
era utile per vendere ancora un piano di dismissione nel quale al primo posto c'erano i beni storici, i beni con gli uffici comunali dentro e all'ultimo punto i beni fuori comune. Perché si preferiva mettere all'asta il palazzo dell'anagrafe di Piazza Dante e non pensare di vendere 3 milioni di metri quadrati a Melfi? Perché era necessario procurare le aste per il Real Orto Botanico a Via Foria e non prendere in considerazione 3.300 abitazioni in 18 comuni che sono onerose, portatrici di manutenzioni, di disservizi verso cittadini che abitano in 18 comuni? Perché non sono stati rinegoziati i fitti passivi? Perché siamo arrivati a pagare per 82 anni un fitto passivo in via nel centro storico di quella appartamenti incendiati? È toccato solo a noi fare il ripristino e restituire il bene. Perché la circoscrizione di Poggioreale è stata a 500.000 euro l'anno abbandonata per anni? Perché in via Terracina si è stipulato un contratto di 850.000 euro annui per due scuole in quel luogo? Perché negli anni si sono chiesti ai cittadini sino anche i soldi della registrazione del bollo sui contratti quando il contratto non c'era? Perché ad alcuni cittadini si è rinnovato il contratto e ad altri no, facendo riscattare nella maggiorazione della indennità del canone? Insomma, questi sono solo alcuni punti che spiegano la differenza tra i 50 milioni di euro dell'anno 2010, gli 11,6 attuali, e potrei continuare all'infinito con il mondo delle manutenzioni, perché ben sappiamo che una cittadinanza nella sua interezza ha visto manutenzioni non realizzate negli anni, ma i conti parlavano di altro. Noi abbiamo trovato fatture in cui si diceva abbiamo messo 1.500 contatori senza neanche dire dove, 3 milioni di euro di spesa con gli uffici che ratificavano, con le liquidazioni che erano tutte a posto e nel corso di pochi giorni le pratiche andavano avanti. Se qualcuno ha nostalgia di questo, si faccia avanti, lo dica, dica le sue credenziali e apriamo una discussione pubblica magari nella resuscitata, viva e accogliente Piazza Municipio.